Oggi vi racconto la storia di quando Mercoledì Addams trasferì in una città molto ricca, ma c'era uno strano signore che la spiava. Ah, è stato completamente estenuante questo villaggio, ma finalmente sono arrivato alla mia casa. Sicuramente però questa casa devo un attimo ristrutturarla, perché fa un pochino schifo, cioè guarda qui, guarda, cioè qua c'è addirittura la finestra che è rotta. Oh mio Dio, non lo sto vedendo fuori dalla finestra, ma chi è questo pazzo psicopatico? Cosa vuole da me? Ma mi fa paura. Cioè magari forse mi vuole tipo offrirla. No, no, ti prego, non dirmi che mi ha visto, non dirmi che mi ha visto. Oh no, 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 no. Vado giù a parlargli perché magari vuole dirmi qualcosa, no? No. Ah, una scimano! No. Allora, prima di tutto io sono Mercoledì, cioè non posso farmi spaventare da uno come lui, anche se uno con un'ascia mi fa molta paura. E cosa? Perché? Ah, vedi che se n'è andato. Se ne sta andando, aspetta. Devo andare ad indagarlo, perché non è normale come persona. Dove sta andando? Che diavolo sta facendo? Ok, ha rotto la staccionata. Questo qua mi sembra... Oh no, no! Ma che diavolo di posto è questo? Come ha fatto a cadere? Lì c'è anche un motoscafo, forse da lì si può uscire. No, no, signore, non la conosco, non lo conosco, io non so chi sia lui, faccio finta di niente perché tanto funziona così, no? Oh mio Dio, che posto è questo? Dove sto finendo? Che diavolo di posto è? Accidenti, no, cos'è questa cosa? Ma che diavolo di... No, ok, sapevo io che non dovevo venire su Minecraft e dovevo stare nella mia serie Netflix, accidenti a me. Come faccio? Non riesco. Ok, sta funzionando? Ok, perfetto. Va bene? No! Ok, è là. Adesso chiamerò la mia mano, non mi interessa. Cioè, nel senso, mi sta proprio antipatico questo tizio. Dopo gli faccio vedere io. Ha capito perfettamente chi io sono. Però adesso devo capire che caspita devo fare, perché non sto capendo. Che caspita. Sicuramente qua c'è una porta. Ne sono abbastanza certo, perché qua i quadri... So che in questo Regnus Minecraft i quadri sono un indicatore. Aha! Funziona, lo sapevo. Cos'è questo? Salve, signore. E io del Moonwig. Sono l'intelligenza artificiale della Playtime Corporation. Come posso essere utile? Un attimo, che cosa la Playtime Corporation? Ma questo, cioè, non c'entrava niente con me. Primo, fornisca il suo nominativo immediatamente, oppure dovrò chiamare ma sicurezza. È arrivato il momento di scapparsene via. Ciao. Vai indietro, per favore. Non sono qua a perdere tempo con te. Grazie. E ricordati che io sono Mercoledì. E come tale, faccio un po' meno schifo del lunedì. Per il viaggio verso casa, Mercoledì non faceva altro che chiedersi che caspita è questo Elliot Ludwig, che peraltro la continuava a seguire. Che cosa voleva da lei e che cosa c'entra con la Playtime Corporation? Apparentemente le due cose non c'entrano niente, ma chissà che magari non ci sia una backstory che non conosciamo. Tuttavia, la nostra simpatica Mercoledì deve pensare a casa sua adesso. Ok, sicuramente questa casa dovrà essere protetta. Signore, dove sta andando? Signore, deve venire qua. Sono io la proprietaria di questa casa, molto particolare. Lei mi deve sistemare la casa perché ho un problema con gli stoccafissi e con le fessure e con il pavimento. Le sembra che io posso vivere in questa casa di me? Io ho 20 e passa anni, sono una signora molto ricca e mi chiamo Mercoledì. E lei dovrebbe portarmi rispetto. Si muova! Oppure dovrà assaggiare la mia ira! Ecco, fa bene ad essere spaventato. Sai, io non ho molta pazienza con i servi. Si muova, più veloce, schiavo. Lei è uno schiavo poco efficiente. La devo bastonare per caso? Bene, il mio giardino è veramente meraviglioso. Sono ricca e tuttavia c'è questo signor Elliot che mi mette i bastoni fra le ruote. E questo non lo posso sopportare. Non lo posso sopportare. Quindi devo capire chi caspita è e che intenzioni ha. Per ora però direi che vado a riposarmi nel mio... Sono Ron Crochet Song Shi Sang Wu. Grazie.